saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Vedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Finirà dopo questa serie di incontri quotidiani che riuscirò a capire il senso della poesia, delle poesie. Sapete che spesso mi interrogo, mi arrovello sul fatto che la poesia ha la difficoltà fondamentale di superare l'uso, diciamo così, della parola come comunicazione, quindi la parola come merce di scambio, ma purtroppo, avendo a disposizione lo stesso linguaggio, deve fare salti ipercarpiati per riuscire a toccare l'essenza delle cose, che sembra proprio però che soltanto la poesia possa arrivare, perlomeno a sfiorare, stante quello che dicono i più da più secoli. Devo dire che fortunatamente, avendo a che fare con libri di crescita personale, vengo introdotto a brani, frammenti, citazioni di poesie che hanno una grande potenza diretta, che toccano immediatamente le corde più profonde dell'anima. E quindi attraverso i libri di crescita personale, attraverso le citazioni, arrivo anche a comprendere la efficacia, la potenza della poesia. Forse bisognerebbe trovare delle antologie, non le costruirò io, giuro, perché non lo farei mai, però delle antologie che abbiano proprio questa funzione, cioè che raccolgano senza bisogno di accademismi, senza bisogno di farle cadere un po' dall'alto le cose, come amano invece purtroppo fare i nostri esperti in qualunque settore, che devono farsi circondare da un'aura di inaccessibilità, quasi un'aura iniziatica, ma non ce ne sarebbe bisogno, perché di iniziati non ne vedo tantissimi in giro. Forse sarebbe meglio se ci aiutassero a cogliere la potenza per la nostra esistenza della poesia. Chiusa parentesi per dirvi che oggi vi propongo alcuni versi molto molto potenti di un poeta che scopro, non conoscevo, si chiama Heinrich Heine, è un poeta che traghetta storicamente la cultura romantica a quella cosiddetta della giovane Germania, perciò stiamo parlando di un'epoca a cavallo tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento. Peraltro Heinrich Heine è uno dei nostri, perché è nato presso una ricca famiglia di banchieri e commercianti ebrei e cercò, spinto dai suoi, di dedicarsi a una normale carriera borghese, ma non ce la fece. Fallì e continuò a fallire fino a quando non capì che la strada del commercio non era nelle sue corde, pur essendo ebreo. Sfatò un grande luogo comune, io direi che uno dei più grandi luoghi comuni riguardanti proprio questa cultura. Io sto approfondendo la cultura ebraica e posso dire che il concetto di rabbinismo, nel senso di tirchieria, così come il concetto di grande abilità nel commercio, è sicuramente più tardo, ecco, diciamo, non si trova nelle sacre scritture originali, anche se erano molto bravi nel costruire le proprie ricchezze, soprattutto i padri fondatori, i primi grandi protagonisti dell'Antico Testamento, ma e questo fa parte di un altro racconto, fa parte di un'altra storia, non certo per la loro tirchieria o la loro abilità nel manipolare le altre persone o il loro attaccamento eccessivo al denaro, ma per l'alleanza e l'unione, la connessione spirituale. Scoprì, vedete, però il nostro Heine, che non era uno dei luoghi comuni, a lui non si addiceva questo formidabile luogo comune sulla cultura ebraica, e sentiva invece il bisogno di essere poeta. Seguì la sua strada e da lì costruì il suo percorso autentico e si affermò nella storia. Non è uno dei più conosciuti per quanto riguarda la nostra cultura, soprattutto la nostra tradizione, per meglio dire,
Ma comunque diciamo che il suo nome è sicuramente rimasto ben più affermato come poeta che non come commerciante. Ho scelto queste parole che ho trovato citate in un libro molto bello che sto traducendo e che sto curando e si chiama Reincarnazione, studio sulla verità dimenticata, un classico di A.D. Walker. Mi sto dedicando a curare una serie di titoli sulla reincarnazione, un tema che sto personalmente esplorando in maniera approfondita. Sono un sistematico in questo, tendo a essere più un aristotelico che un platonico e mi piace perciò, per quanto mi è possibile, offrire tutte le angolazioni possibili, tutti i punti di vista possibili. E sto lavorando su questo tema perché si congiunge in maniera, secondo me, molto precisa e molto coerente proprio anche con il tema dell'ottenimento terrestre, della realizzazione terrestre, perché entrambi hanno come radice comune la connessione spirituale. Vi è o non vi è una parte spirituale in noi stessi? Se vi è, non deve essere visibile, ma deve essere invisibile. Vi è o non vi è un lato invisibile in noi stessi? Dov'è questo lato invisibile? Come possiamo entrare in connessione con esso? E attraverso di esso possiamo entrare in connessione con la dimensione spirituale? E possiamo fare cose entrando in connessione con la dimensione spirituale? È davvero qualche energia, qualche potere che esiste e che dall'invisibile si può manifestare nel visibile? L'anima? Questo è il punto della reincarnazione, naturalmente. Che cos'è? È veramente qualcosa che permane? Qualcosa che è immortale di noi, ma che si manifesta in un nuovo corpo, quindi si oggettivizza in un nuovo visibile? Ecco, queste sono le tematiche a cui mi sto dedicando, non soltanto in maniera speculativa, ma anche in maniera, vorrei dire, pratica, pragmatica, se posso usare questo termine un po' deprezzato, che io non amo molto, peraltro, ma che restituisce il senso di una ricerca che non è soltanto astratta, non è soltanto teorica, ma che ha come obiettivo, sente ancor meglio l'esigenza di una verità. E ho scelto queste parole, cioè vi propongo queste parole che ho trovato citate nel libro di E.D. Walker, proprio perché restituiscono quel senso di meraviglia che apparteneva agli antichi, di apertura degli occhi sul mondo, di interrogativi che oggi ci appaiono financo irrilevanti, neppure da porsi, ormai nella nostra epoca sclerotizzata al crepuscolo del suo paradigma tecnoscientifico, e che ci permettono di comprendere due cose essenziali. La prima è che non è affatto vero che il nostro mondo è superiore e più evoluto rispetto al mondo degli antichi. Il nostro sguardo sul mondo, anzi, è viziato dalla supponenza di sapere qualcosa, ma non abbiamo alcuna risposta fondamentale, così come non l'avevano gli antichi. La nostra domanda, le nostre domande, come sentirete da Henry Kine, sono le stesse domande. La meraviglia dello sguardo, che è anche una meraviglia terribile per certi aspetti, come l'esperienza terribile del sogno di Giacobbe, che si rende conto che esiste veramente la dimensione spirituale, che anzi la dimensione spirituale è il fondamento di ogni realtà. Ciò genera un senso di stordimento, ciò genera un senso di vertigine e di terrore anche, perché pensare l'immortalità è qualcosa che trascende la nostra capacità di pensiero. Questa è la verità, da lì la vertigine. Ma se ci fosse un'educazione alla vertigine in questo senso, un'educazione allo spirituale, ecco che invece prenderemmo la strada del pensiero su di esso e non rifiuteremmo invece questo pensiero. Così come non rifiuteremmo il pensiero della morte come veramente un passaggio, una porta. E non come la fine. Ma se viviamo, finché viviamo in un mondo unicamente materialista, come può non essere la fine, la morte?
La seconda ragione per cui ho scelto questa citazione è che aiuta, secondo me, a non vergognarsi di porsi certe domande, a non vergognarsi della propria meraviglia, a non vergognarsi anche della propria ignoranza e di conseguenza a continuare a guardare le cose con uno sguardo proiettato nel desiderio della scoperta dell'invisibile. Questa è l'essenza, forse, addirittura, mi spingo a dire, della poesia. Heinrich Heine. In riva al mare tetro e scuro, si trova un uomo giovane. La sua struttura pulsa per l'agonia del dubbio, le sue labbra si muovono tristi e smorte. Oh, risolvetemi l'enigma della vita, oh onde, il torturante enigma di un tempo con cui la mente dell'umanità si arrovella, la cui risposta non è mai stata detta. Il mistero nascosto al vecchio saggio, al soldato, al santo e al re, alle teste più sagge di ogni epoca, stanche e languenti per la luce sulla strada nebbiosa. Dimmi, cosa sono? Da dove vengo? Dove cammino? Chi abita nel cielo ardente? I flutti mormorano incessantemente. Il vento parla notte e giorno. La calma e il freddo cantano le stelle in alto, ma lui non sa cosa dicono. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.